Al Teatro Duse il 7 e 8 novembre c'è una nuova produzione dell'Orchestra Senza Spine che si dà all'opera, in questo caso l'Elisir d'Amore di Donizetti. La regia è tua, raccontaci di questa operazione che è una trasposizione ai giorni nostri di una storia che era ovviamente ambientata in altri tempi. Esatto, e il nostro Elisir d'Amore è ambientato ai nostri giorni in un parco cittadino. Tutti conoscono la storia di Elisir d'Amore, Nemorino è innamorato di Adina e non è corrisposto. E Adina, nel nostro allestimento, possiede un'attività di ristorazione, una piadina, una piadineria, un omaggio alla Romagna. Ecco, in questo parco cittadino troviamo un'umanità esuberante e variegata, a tratti cinica. Ecco, questa umanità commenta l'azione e è in continuo contrasto per l'uso di questo spazio comune. Ci sono vari tipi di umanità che si affacciano a questo parco e lottano per riuscire a guadagnarsi un piccolo spazio nel mondo. Troveremo gli umarels, troveremo persone che vogliono fare yoga, c'è chi vuole fare il barbecue, troveremo persone che partecipano all'azione, le donne spesso e volentieri sono invidiose nei confronti di Adina, e gli uomini sono spesso e volentieri innamorati di Adina. E vediamo che la storia di Nemorino è attraversata da due grandi pulsioni che muovono l'interazione. Da un lato il fascino per il potere e dall'altro la ricerca del divertimento. Adina stessa non si vuole mostrare vulnerabile, quindi indossa una sorta di maschera per apparire una persona vincente, e il coro si trova unito al di là di questi contrasti, piccoli contrasti quotidiani, si trova unito in due situazioni: contro il perdente di turno, che inizialmente è Nemorino, poi diventa Adina quando Nemorino acquisisce una consistente eredità, e si trova unito grazie all'Elisir d'Amore, che è una smart drug, sarebbe una droga legalizzata, estremamente frizzante, che dà sensazioni serotoniniche. E unisce, crea in qualche modo unità sociale. E in qualche modo vuole essere una sorta di provocazione comica, lo spettacolo è estremamente comico e frizzante. Vedremo anche Dulcamara, che è questo ciarlatano a capo di una sorta di love parade con dei circensi, cercano di vendere appunto questa smart drug e appaiono su una sorta di ambientazione surreale. Ecco, io vi invito ad esserci perché sarà uno spettacolo pieno di sorprese e coinvolgimento del pubblico, che è un altro dei concetti importanti del nostro allestimento. Noi vogliamo far vedere come creiamo l'opera, vogliamo far partecipare la cittadinanza. Infatti abbiamo avuto un'enorme risposta da parte della città di Bologna, abbiamo una collaborazione col Teatro Comunale di Bologna che ci ha potuto dare delle attrezzature, la scuola dell'opera italiana sempre del Teatro Comunale, avremo la Corale Verenziani di Ferrara, c'è una collaborazione in atto molto importante con la scuola di teatro Alessandra Galante Garrone che ha permesso di esaltare ancora di più l'idea di regia, perché chiaramente potendo lavorare con attori, coristi, ognuno con un suo personaggio, è stato molto impegnativo. Molte persone ci chiedono: ma quanti giorni? Sapete che Donizetti ha impiegato 14 giorni per realizzare, mettere in scena l'opera? Effettivamente noi possiamo dire oggi che siamo all'interno di questi 14 giorni, magicamente non abbiamo superato i 14 giorni di prova, e per prova intendo regia e assiemi generali. È incredibile, qualche condizione astrale ci ha permesso di fare incrementare, no, il nostro lavoro e organizzare questa macchina incredibile che è l'opera. Forse lo spirito di Donizetti. Esatto, esatto. E Donizetti ha aleggiato sopra di noi con il suo umorismo e devo dire la sua drammaturgia ha aiutato ed esaltato qualsiasi nostra proposta, ed è sempre un dialogo. Ci tengo a dire che l'opera è in versione integrale, anche se l'allestimento è appunto ambientato nel contemporaneo, vuole essere, è pop nella dimensione in cui è fresco, popolare, aperto appunto a sperimentazioni, ma sempre nel rispetto della vocalità, dell'integrità dell'opera, perché questo è molto importante. Siamo giovani,
anni, ma stiamo realizzando un'opera dopo un lungo percorso di preparazione nel campo della lirica. Io lavoro da 7 anni come aiuto regista nella lirica e come attrice nella prosa, e quindi è un percorso al quale siamo arrivati. Abbiamo cominciato a pensare all'Elisir d'amore nel 2013, quindi di tempo per pensarci ne abbiamo avuto. Grazie. Grazie a te.